Dottore, come si fa a superare una rottura? Allora, la rottura di una relazione, soprattutto quando la relazione è degna di questo nome, cioè è stata per noi una relazione importante, indipendentemente da come sia avvenuta, che ad esempio i due partner fossero d'accordo sul fatto che la storia dovesse volgere al termine, piuttosto che ad esempio sia stato uno dei due a prendere la decisione, e quindi anche indipendentemente da qual è la posizione che si occupa, sono stato lasciato o ho lasciato, comporta una fatica, comporta una fase di analisi, di riflessione, di messa in discussione di se stessi. Quali sono le fasi quindi di attraversamento e successivamente superamento di una rottura per una relazione importante? Sicuramente c'è una fase di lutto. Una fase di lutto sostanzialmente è quel momento in cui si prende atto attraverso diverse fasi, diverse tappe. Ho fatto anche dei video rispetto al tema del lutto. Si prende atto che la relazione è stata conclusa, o comunque è conclusa, oppure deve finire, perché entrambe, diciamo, le parti, sia colui che lascia o colui che è stato lasciato, devono affrontare il tema del lutto. Semplicemente per chi lascia, che arriva quindi a questa decisione, viene affrontata prima rispetto a chi poi riceve la notizia appunto dell'interruzione della relazione, ovvero appunto che è stato lasciato. C'è una fase successiva di bilancio, quindi una volta che ho preso coscienza, ho preso idea e ho con chiarezza in testa appunto l'interruzione della relazione, inizio a tirare delle somme, a fare un bilancio, a capire quali sono state le cose che sono andate bene, quali sono state le cose che sono andate male, quali sono stati i bisogni che questa relazione è stata capace di soddisfare e quali magari non ha soddisfatto e quali inizialmente soddisfaceva e poi progressivamente andando avanti ha smesso di soddisfare. E quindi è tramite questa comprensione che poi di fatto ognuno trova un nuovo equilibrio, trova una nuova organizzazione, trova dei nuovi significati, trova anche dei nuovi potenziali bisogni nella funzione, nell'obiettivo, nell'idea di aprirsi progressivamente al mondo, nuovamente al mondo. È perché solo tramite la capacità di non solo prendere atto dell'interruzione, ma anche fare un bilancio, tirare le somme di ciò che è stato, di quali sono stati gli aspetti positivi e stati gli aspetti negativi, che poi ognuno di noi è in grado effettivamente di andare oltre ad una rottura. Perché? Perché diventa capace di comprendere quali sono stati i bisogni soddisfatti, quali sono stati quelli insoddisfatti, ma che desidera andare appunto a soddisfare in un futuro, quindi cosa deve andare a cercare all'interno di una relazione, quali sono stati i bisogni che sono stati soddisfatti, ma che magari adesso o per il suo futuro non saranno più importanti appunto da soddisfare. Quindi è tramite questo bilancio che ognuno arriva a superare effettivamente la rottura, perché sa nuovamente che cosa vuole dal mondo, sa nuovamente che cosa deve andare a cercare appunto all'interno ad esempio di una relazione o anche all'interno di se stesso. Il superamento di una relazione, l'andare oltre ad una rottura, determina proprio questo, cioè prima una fase di lutto, superata la fase di lutto, c'è questo bilancio, questa analisi dei bisogni soddisfatti e non soddisfatti e successivamente una nuova apertura al mondo. Ora, questo è l'ordine. Poi non è detto che tutte le relazioni, appunto, o l'interruzione delle relazioni determinano che le persone siano capaci di affrontare ogni singolo step, ogni singola fase che appunto questo processo prevede. Nel momento in cui ci si incastra, e possono essere ovviamente diversi, allora difficilmente si potrà andare oltre, però per questo facciamo un altro video.